Vetrate stupende e difficilmente fruibili quando sono allocate nella loro posizione ordinaria. Come mai sono qui nel Tornacoro e soprattutto di che cosa si tratta la loro storia? Sì, le immagini sono qui proprio per allacciare, diciamo, sentimentalmente, empaticamente, la visita in un Duomo sempre in rifacimento, con cantieri sempre aperti, quindi la simpatia del visitatore che trova un Duomo in cantiere con il lavoro che si sta facendo. Allora, queste vetrate dimostrano che ciò che sta dietro questi teli bianchi che coprono magari un'intera facciata è un lavoro molto meticoloso e profondo di rinascita delle opere che stanno dietro appunto al cantiere stesso. Nel caso specifico la vetrata 25, una vetrata tra le più antiche, una vetrata composta da 38 antelli che inevitabilmente, quando sono impostati sulla vetrata stessa, molto alta, arriva fino a 40 metri, non si riescono bene a decifrare e a comprendere. Qui invece abbiamo scelto i 6 restaurati migliori anche dal punto di vista artistico per mostrare il lavoro preciso di restauro, ma anche la bellezza che tutti gli antelli hanno. In questo caso si tratta appunto di 6 dei 38 antelli della 25esima vetrata. Io vorrei far capire però l'importanza anche di questa vetrata. Vorrei far capire la bellezza di questa 25esima vetrata, che ha una storia tutta particolare, perché nel 1400 ha avuto ben 3 rifacimenti radicali. Il primo, dal 1422, finito nel 1430, era dedicata in realtà a Santa Giulitta e Quirico, ma poi era entrata la casa Visconti, che ne aveva voluto un panegirico per il proprio casato. Durò pochi anni. Nel 1447 la Repubblica Ambrosiana distrusse la vetrata viscontea e ne volle un'altra, questa volta dedicata a Santa Elena, madre di Costantino, già più religiosa, ma chi conosce la storia sa bene che era molto odiata, soprattutto in Occidente. Quindi è durata pochissimo, dal 1464 al 1478, quando fu attribuita questa nuova vetrata, sempre pagata dagli speziali, cioè dai farmacisti, ma con l'intento di illustrare la vita di San Giovanni Damasceno. E qui il bello: perché andare a pescare San Giovanni Damasceno? La risposta più ovvia e semplice sarebbe: Giovanni Damasceno è patrono dei farmacisti. Va bene, troppo poco, no, troppo poco. La vera realtà è che qui stavano ormai discutendo sull'uso delle immagini in Duomo. Siamo nel 1478-80, Niccolò da Varallo ha lavorato in questi anni. Quindi siamo pochi decenni prima della riforma luterana. Noi sappiamo che all'inizio la riforma luterana era aniconica, via tutte le statue, tutte le immagini dalle chiese. E il Duomo di Milano sentiva il vento dal nord che volava e portava questi afflati iconoclasti. Allora sono andati a pescare colui che in Oriente ha lasciato i 3 discorsi fondamentali per le immagini, a favore delle immagini, quelli discorsi che sono stati recuperati dal secondo concilio di Nicea del 787. Ebbene, Giovanni Damasceno è dunque l'emblema di un Duomo che sceglie di avere le immagini e di avere tutte le forme di immagini perché possano essere illustrazioni del mistero cristiano, che è un mistero incarnato nella storia. Oh.
male. Sentiamo in sottofondo che si sta dicendo messa qui alle spalle, però ci sono anche dei lavori in corso, tantissimi turisti. Questa casa di tutti i milanesi vive attraverso i secoli anche per la bellezza delle sue immagini al richiamo cristiano. Certo, evidentemente questo momento di riflessione ha degli rigurgiti anche sul modo di decorare il Duomo. Chi avesse l'occasione di visitare il Museo del Duomo troverà alcune delle immagini, per me ad esempio, urtanti. Non potevano stare in Duomo. Un Dio creatore raffigurato alla maniera di un Giove, oppure un Pantocrator che sembrava un giocoliere di mondi, no? Queste raffigurazioni tipicamente razionalistiche occidentali scompaiono dal Duomo, proprio perché rimangono le raffigurazioni della vita di Cristo, di tutti i santi, e il Padre Eterno è sempre alluso. Noi non osiamo mai fare un creatore che svolazza sulla sua creatura e lo crea soffiando su di lui. Queste cose le lasciamo fare ad altri.